Cosa vuol dire per lei essere scrittore in città? Ah, ci sono stato parecchie volte ormai, da qualche anno, significa in realtà ritornare a casa. Io sono nato qui a Cuneo e ci vengo sempre volentieri per motivi che non sto a dirvi, e quindi mi fa piacere anche ogni tanto essere, tra virgolette, profeta in patria, cosa che spesso non succede, quindi sono contento di esserci. E quando c'è stato nella sua vita lo scatto da voler diventare papa a ateo? Oh, con l'arrivo dell'età della ragione, in realtà il fatto di voler diventare papa è un sogno infantile, no? Che però faccio notare molti adulti continuano a sognare, perché quando muore un papa ci sono almeno 120 persone, sono i cardinali del Sacro Collegio, che tutti sono lì indaffarati a sgomitare per diventare papa. Io invece, giustamente, raggiunto all'età della ragione, ho smesso non solo di sognare di diventare papa, ma in realtà anche di credere alle cose che mi raccontavano. Sono diventato, ma non si può nemmeno dire ateo, perché ateo poi significa, no, qualcuno che non crede in Dio, ma arrivati a, appunto, quando si diventa maturi, quelle cose lì, uno non ci pensa più, anche se poi in realtà in qualche libro ci ho dovuto pensare, perché altri continuano a pensarci, allora, no, per cercare di rispondere a loro. Non so se si è capita la risposta, ma volendo la posso ripetere. Okay, grazie mille a Pier Giorgio Di Preddi e un saluto dalla redazione social. Grazie a voi, buon studio.